Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni, ancora una volta col privilegio di parlarti da una sala con 300 persone ed è venerdì. Il venerdì parliamo di network, quindi so che se sei impegnato in questa rivoluzione culturale, in questa onda che si sta alzando nel mondo del lavoro, sei lì che aspetti questo video. E devo anche dire che qualche settimana fa avevo iniziato a toccare i cinque temi per cui dati alla mano, andamenti socio-economici alla mano, il network si sta dimostrando l'attività del momento. A me piace moltissimo parlare di dati perché poi alla fine le opinioni rimangono tali, le soggettività sono assolutamente opinabili mentre i dati parlano, perché c'è sempre un momento in cui tirando la riga tu ti rendi conto che è così. Il primo motivo per cui in questa fase economica il network si pone come punto di riferimento per il cambiamento nel mondo del lavoro è che è un'attività anticiclica, cioè non dipende dai momenti. Il secondo motivo, e ti allego come primo commento proprio i riferimenti, la didascalia da dove prendo questi dati, è che in questi anni il network si sta trasformando da seconda attività, attività parziale che inizia parallelamente ad altri progetti, a attività professionale. Sempre di più le persone che iniziano trasformano questa attività in una prima professione, in una missione, nell'attività centrale dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della visione del progetto di vita. Tra l'altro, soprattutto in paesi in cui ci sono economie mature, perché qualcuno potrebbe pensare che il network è un'attività che tende a crescere in economie giovani, che si stanno sviluppando velocemente, mentre tu trovi che i paesi in cui il network sta facendo meglio sono invece i paesi delle economie avanzate, delle economie mature, quindi che hanno finito la fase di espansione dettata soprattutto dalla crescita demografica e sono invece in una fase di economia in cui i beni e i servizi si stanno spostando in modo più intelligente, in modo più mirato, dettato soprattutto dalle iniziative di marketing. Quindi abbiamo cinque motivi per cui il network si pone in questa direzione. Tu probabilmente sei impegnato in uno di questi progetti dal punto di vista del marketing e ti chiedo se tu lo stai facendo come seconda attività, se hai iniziato da poco, se hai già la voglia di iniziarlo come professione, se ti piace, se ti fa battere il cuore e vorresti che a breve questa possa diventare per te non solo una fonte economica, ma una vera e propria ragione di vita. Perché no? Dai! Dai!